Albertino è il nuovo direttore di M2O a partire dal 2019. La notizia inizia a circolare dai primi di dicembre. Fabrizio Tamburini non sarà più il direttore di M2O, ma il suo posto verrà preso da Albertino. M2O è la radio di musica dance italiana. L'unica, se vogliamo, tra le radio principali ad essere connotata per uno stile musicale ben preciso. M2O fa parte del gruppo Elemedia, il gruppo che comprende anche le radio Radio DJ e Radio Capital, e fa capo al gruppo editoriale dell'Espresso, La Repubblica, eccetera. Fin dai suoi inizi, si parla del 2002, è sempre stata molto legata a Radio DJ, diciamo era la costola di Radio DJ dedicata ai giovanissimi e alla musica dance, mentre Radio DJ prendeva una piega più generalista. Cosa comporta e cosa comporterà l'arrivo di Albertino? Ancora siamo nell'ambito delle speculazioni, che non si sa molto. C'è un bel post di DJ Osso che saluta e ringrazia per questi 13 anni molto belli che ha vissuto, per tutta l'evoluzione che ha avuto M2O nel corso degli anni. Qualcuno ipotizza che possa lasciare? Non si sa bene. Non si sa bene chi rimarrà, chi sarà protagonista nei prossimi anni, chi eventualmente ritornerà. È stato un periodo in cui M2O era sostanzialmente un parcheggio per buona parte dei DJ di Radio DJ. Che ne so, Molella, Prezioso, poi anche Gabry Ponte. Era un po' vista come la cugina sfigata della grande radio nazionale, che a quel tempo era anche la radio più ascoltata d'Italia. Ora, al di là dei giudizi, ognuno avrà il suo, anzi, fa piacere cosa ne pensi nei commenti. Ci sono alcune preoccupazioni per l'arrivo di Albertino a capo di M2O. Diventerà forse una radio commerciale come tutte le altre? Rinuncerà alla musica come ha fatto, bisogna dirlo, Radio DJ? Non si sa, ma Albertino sicuramente ha la caratura, l'esperienza e anche la cultura musicale per dirigere una radio del genere. Su questo non si può discutere, può piacere o non piacere, può rimanere simpatico o meno, si può discutere dello stile, ma è sicuramente uno dei personaggi più importanti della radiofonia in Italia. Staremo a guardare, staremo ad ascoltare in questo caso e vedremo cosa porterà questo cambio. M2O è appena fuori dalla top 10 delle radio italiane più ascoltate. Abbiamo di fronte i dati del primo semestre del 2018 che si attesta poco sopra il 1,5 milione di ascoltatori complessivi. Quanto riguarda la mia personalissima opinione, dopo un po' iniziava a piacermi. C'era musica discreta la mattina e soprattutto la notte, delle proposte interessanti. Qualcosa di diverso nel panorama radiofonico italiano, decisamente appiattito degli ultimi anni. Non so se forse questa scelta non ha premiato, oppure le motivazioni sono altre. Le scopriremo. Ringraziamo Fabrizio Tamburini per il lavoro che ha fatto, che comunque è uno dei fondatori di M2O, e non sapremo che ruolo avrà nel gruppo, nella radio, cosa andrà a fare poi. M2O è un caso unico e molto particolare. È l'unica radio dedicata specificatamente alla musica dance in tutte le sue forme. È la radio che dovrebbe essere quella per i giovani, lo era per i giovanissimi inizialmente, poi le cose si sono un po' evolute, però si può dire che è una radio che non ha mai colto veramente l'obiettivo. È sempre rimasta un po' là, un po' di serie B. Anche perché non ci sono stati, per esempio, gli investimenti che hanno avuto altre radio. È la radio che dovrebbe spaccare sui social, ma in fondo non lo fa mai veramente, i numeri sono ancora non all'altezza delle potenzialità che avrebbe. Diciamo che è una radio per giovani, però ancora con una mentalità vecchia. Basta guardare il suo Instagram. Sinceramente, si potrebbe fare molto di più e molto meglio. Vedremo in che direzione andrà la nuova gestione di Albertino. Speriamo che non si perda il buon lavoro fatto fino ad ora e che non si perda l'opportunità di una vera radio.
per giovani, una vera radio per gli amanti della musica, anche se di un certo tipo, e vedremo cosa porterà questo cambio di rotta. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, un bel like e a presto.